Alexandra Celi. Buongiorno. Buongiorno Alexandra. Vi presento Alexandra Celi che è soprattutto nel mio cuore come eh, un'amica che ha condiviso con me una, eh, un paio di esperienze veramente importantissime, molto belle, di cui magari parleremo un attimo. E la salutiamo, ospite di questa puntata di, della serie Portrait di Arabeschi Festival, ritratti di artisti iniziati al tempo del coronavirus. Come stai passando il soft lockdown, Alexandra? Vabbè, ah intanto ti ringrazio tantissimo per questa intervista, mi fa molto piacere rivederti, mi fa molto piacere poter parlare con te e mi fa molto piacere anche partecipare a questo festival, ti ringrazio tanto. E niente, è un periodo abbastanza tosto. Um, e tutto si è interrotto e in casa siamo allora: mio marito lavora in teatro, mia figlia è musicista. Eh, io sono nel teatro, nel cinema, insomma, siamo stati tutti molto colpiti. Eh sì, da... siamo, siamo tutti in sala d'attesa, insomma, siamo veramente esatto. in, in sospeso. Sì. Senti, sì. Alessandra, allora tu eh, nasci figlia d'arte, anche su questo torneremo. Ma sei artisticamente sei Targata Gassman, esatto, sì. Allora io, allora, mio padre era Adolfo Celi, mia madre era Veronica Lazzar, vengo da una famiglia, diciamo, importante. Ho fatto anche un documentario che parla di loro, che inizia proprio dicendo che io sono nata in una famiglia di supereroi senza averne ereditato i poteri, diciamo. E, e da questo poi partiva tutto, perché ho sempre dovuto fare i conti con queste personalità strabilianti che hanno circondato la mia vita e eh, la mia infanzia. Eh, mio padre era molto amico con, con Gasman, venivano spesso, c'erano questi raduni, la domenica si stava tutti insieme, era una cosa che adesso pare incredibile, oh. diciamo, ma si andava... Eh, fuori a mangiare si facevano i picnic e poi si facevano sempre questi giochi eh, di forza. C'era come tra di loro, come una specie di voglia di essere sempre qualcuno il più bravo. C'erano, si ingarellavano fra di loro. Erano molto divertenti mio padre con Gasman. Eh. <ride> Senti, noi ci siamo conosciute in un momento della nostra carriera, della nostra vita, delicato, perché era quando c'eravamo appena affacciate alla, alla scena... Professionale nel, nel teatro, nella danza, nel cinema, e eh, ci è stata data una possibilità per due anni di fila di mh, frequentare l'Ecole de Metro, un'iniziativa dell'Eti, in cui eh, promettenti attori scelti in Italia, in Belgio e in Francia venivano mandati a studiare con una serie di eh, insegnanti prestigiosi. Il primo anno studiamo con Coccos, Peter Stein e. e la Salle, sala... sal, no, La Salle fu la grande, la grande esperienza dell'anno dopo. Io se mi riesce, perché oggi il mio computer la fa un po' come vuole, ti ho preparato una sorpresa. Non so se tu hai mai visto. Vediamo, eh, che sta facendo effettivamente un po' i capricci. Ecco. Non so se tu hai mai visto queste foto che ho recuperato pochissimo tempo fa, solo qualche giorno. Hai fatto un miracolo. In cui tu sei con Alessandro IV, qui, e qui fare. sei con Alessandro IV e Jacques Lassalle nelle prove Dio, che meraviglia! Del Gabbiano a Fagagna. Queste sono due, queste sono altre due in scene. Nel gabbiano tu facevi Mina, oddio Santo, che meraviglia. Come <ride> hai <ride> <Mi ride> fatto ah, a trovarle? Eh, guarda, ho degli agganci molto in alto, <ride> vedrai. <ride> e poi c'è questa, in cui ci sono anch'io, eccomi qui, eh, che facevo Arcadina in, questa, in questo gabbiano, e poi c'è questa foto tenerissima. Degli applausi di fine corso in cui non capisco perché tu, qui e Rita Maffei, siete in borghese e io invece eh, sono ancora nel costume dello spettacolo. Qui c'è Jacques Lassalle, insomma. Sono state, sono state esperienze bellissime. no? Io te le manderò queste, queste foto perché mi pare di capire che non le hai. Non le ho assolutamente, ci tengo, le voglio avere, le voglio vedere assolutamente. E io mi ricordo di queste esperienze come un momento di grande comunione fra di noi, in cui eravamo così molto, molto presi, io ricordo il tuo rituale del Nescafé mattutino, ricordo tanti momenti in cui oltre che a stare insieme eravamo presi dalle questioni, ho oh, talento, non ho talento, ce la farò, non ce la farò, adesso che sono passati... Trent'anni, eh, ricordo soprattutto la bellezza di questi, di questi momenti, la tua bellezza. E oggi che hai intitolato il tuo film, Era la più bella di tutti noi, mi viene da dire che hai scelto un titolo che potrebbe essere ciò che si poteva veramente dire di te quando ci siamo conosciute. Amore mio, ma io ti ringrazio tanto, ma che carina che sei! No, assolutamente, ti ringrazio. Questa è una frase che ha detto Bernardo Bertolucci a mia madre, che era di una bellezza straordinaria, molto più bella di me. E, uh, veniva dalla Transilvania, ha avuto un periodo complicato così e aveva un viso particolare. Uh, ti ringrazio di, diciamo, assommarmi a questa, a, a questa frase. Io ho Un ricordo meraviglioso delle Cold Metter, credo che sia stata un'esperienza irripetibile e non esistono più adesso cose di questo, di questo tipo. Noi siamo andati, uh, abbiamo avuto l'occasione di partecipare a un'esperienza con dei maestri meravigliosi, siamo stati selezionati per fare dei, delle prove e dei, degli spettacoli veri e propri con questi maestri eccezionali che ci hanno dato tantissimo a me personalmente mi ricordo con un infinito amore questa, questa esperienza siamo stati veramente fortunati la cosa, molto ancora... bella, la cosa molto bella scusa se ti interrompo credo che diciamo in un momento in cui lei ti investiva sulla formazione dei giovani attori artisti promettenti senza chiedere nulla in cambio e con una generosità che forse oggi non è più possibile, forse oggi non c'è proprio più lo spazio, no? Sì, è una cosa che adesso non, non, è improponibile, cioè si fa una fatica a fare tutto. Adesso, a quell'epoca invece c'è stata data questa possibilità, io ancora ricordo con stupore e meraviglia le lezioni di Peter Stein che ci ha fatto uh, sui mosaici di Cividale. Ti ricordi? <ride> cioè, esatto. Che lui, tedesco, ne sapeva molto più di tutti noi italiani sulla civiltà romana di quel periodo. Io poi ho, ho un ricordo così vivido di, questa cosa, di, questa, di queste lezioni, Io ci sono ritornata a Cividale con il ricordo di quelle, perché ci ho fatto uno spettacolo poi lì e ho, ne, ho, ne ho parlato illustrando praticamente come. Citando questa meravigliosa esperienza che abbiamo fatto con Peter Stein, no? veramente è stato pazzesco. Poi la, la Sal, che era una cosa amorosa, una persona tenera, Insomma, un, un grande regista, un ottimo pedagogo, devo dire che ricordo proprio con molto piacere tutto quello che lui è riuscito. A la maturità che è riuscito a spremere da questi artisti che erano veramente appunto, ripeto ancora una volta mi sembra di ricordare più intenti a dubitare di noi stessi che non a credere in quello che potevamo fare Alexandra, io ho un'altra piccola serie di fotografie sono due immagini che se il mio computer me lo consente eccolo questa ecco, è una foto che si è vista molto eh, su internet in questo momento. Sei tu con i tuoi genitori e tuo fratello. Quanti anni avevi? Ma avrò avuto 4 5 anni, avevo una tutina uh, tipica degli anni 70, che me la ricordo ancora, era il mio vestito preferito in quel periodo, mettevo solo quello. Trovo molto tenero. Il titolare degli sguardi in questa fotografia, perché tuo fratello guarda te che non lo guardi e eh, guardi tuo padre che ti ricambia uno sguardo molto così, che è tutta una storia, e eh, con tua mamma che guarda lui. Guarda, eh, loro erano una coppia che è burrascosa, eh, si amavano eh, ma si odiavano anche. Eh, questo evidentemente, questo scatto è stato ripreso in un momento in cui si amavano. Eh, e, e mia madre ha anche un'aria un molto tenera verso di lui. Quindi, eh, evidentemente, questo era un momento felice fatto probabilmente ancora nella casa, eh, nella casa dove abbiamo abitato sull'Appia Antica, che era una casa dove mh, abbiamo fatto ha passato la nostra infanzia. Senti Alessandra, guarda, poi qui ho appunto l'affiche del tuo film. Uh, del quale parleremo, ma oggi è il 25 novembre 2020, mm -hmm. uh, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mm -hmm. uh, ho letto proprio stamattina che Donald Trump, quando gli <ride> personaggio che appunto non mi risulta essere particolarmente carino nei confronti delle, delle mm. donne, quando l'hanno intervistato con il questionario di Proust, come faremo noi tra poco, quando gli hanno chiesto qual era la qualità che preferiva in una donna, rispose tranquillamente una grande bellezza sia dentro che fuori. Mm. Allora mi viene spontaneo proprio oggi, in questa giornata così importante e... A te che sei una donna così bella, figlia di un'altra donna così bella, e eh, la cui bellezza addirittura è stigmatizzata nel titolo di questo, di questo film. Se non ti sembra che sia il mondo che ci chiede, un po' come Donald Trump, di essere bellissime sia dentro che fuori, se non è questa magari una delle, delle violenze che vengono perpetrate sulle donne, cosa ne pensi? Allora, ehm... È una domanda complessa. Allora, eh, la bellezza è, è un dono, non c'è dubbio, ma eh, da attrice o avendo insomma nel mondo dello spettacolo, il talento a volte eh, è superiore alla bellezza. Non so se è mai capitato anche a te. Di vedere magari donne di straordinario talento che magari non di una bellezza con i canoni regolari diventavano improvvisamente bellissime e attraenti e ti innamoravi di loro. E succede. E quindi, la bellezza fisica lì per lì potrebbe essere così: una cosa che nel mondo del cinema, della fotografia, ti attrae, o nel mondo della pubblicità ti attrae, ma eh, se non c'è ovviamente una... uno spessore dentro, svanisce subito. Senti, o per caso di io... oh, quello sì. che diceva Donald Trump, aiuto <ride> Sandra, Io per restare in questo tema che oggi è un tema così importante, tu sei eh, mamma di Maddalena, una figlia femmina, eh, io mh, ho diretto per un certo per otto anni a un certo punto della mia carriera, una scuola municipale di danza, la scuola di danza dell'Istituto Civico Musicale Brera di Novara, dove la maggioranza delle allievi erano bambine, ragazze, dai 5 ai 20 anni nella maggior parte. Io avevo, non insegnavo, avevo mansioni direttive e quindi per questi, in questi anni mi sono molto concentrata ad osservare con molto amore, con molta passione queste, queste allieve, accorgendomi che eh, nello sviluppo di queste piccole donne molto spesso l'ostacolo era proprio la mamma, l'idea mm. che queste madri avevano delle figlie femmine. Tu come te la capi? Mm. Con, eh. tuo, con la tua di, di figlia femmina, il tuo ruolo di mamma. Allora, allora, guarda che questo è un mio dilemma, lo sai. Perché uh, nel mondo della musica uh, esistono, e io ne ho, ne ho conosciute tantissime, le stage mothers, non so se hai presente, sono proprio un classico esempio di mamma musicista, di mamma con figlia che vuole fare la musicista. Allora ci sono. Uh, in questo mondo, anche mh, delle situazioni uh, che io ho conosciuto personalmente, di mamme anche di provenienza orientale che, vengono, che hanno portato i figli a studiare in Italia e uh, sono dei veri soldati. Cioè, uh, il, la figlia doveva studiare otto ore al giorno violino, se no, non usciva dalla stanza. Uh, io ho guardato con terrore queste, queste situazioni e ho detto: Io non potrei mai obbligare mia figlia a fare, uh, a fare una cosa del genere. Sono, uh, mi sembra una cattiveria, mi sembra. Um, è, 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 un, è, un grande, è un grande dilemma questo. E. Uh, perché è un grande dilemma? Perché a volte nella musica, però, per ottenere dei risultati devi farli veramente otto ore di esercizio eh sì, al giorno. Eh sì. Quindi dove sta il buon senso, dove sta uh, l'equilibrio giusto in questa situazione qua? È una vita che io ci, ci ho pensato. Uh, per fortuna mia figlia a un certo punto ha trovato lei il suo equilibrio, nel senso che ha trovato improvvisamente. Il piacere di fare le cose bene senza che io dovessi insistere più di tanto, tant'è che anche ora adesso che è grande, che per o male si è lanciata, fa la violinista lei, eh? cioè che già fra le tante che c'erano in quel gruppo, una delle poche che poi ha continuato. Eh, ogni tanto non sa lei se rimproverarmi di non essere stata abbastanza stage una mother, stage come... madre. Eh. Eh, oppure eh, da ogni tanto mi ringrazia di essere stata comunque morbida. Ecco, diciamo, io ho cercato. Disperatamente di trovare uno strano equilibrio, in modo che fosse lei a, a voler studiare, non senza che io le imponessi qualcosa, soprattutto nei bambini, sai. È certo. facile poi. E invece, tu, dalla tua mamma bellissima, che istruzioni hai avuto su come gestire la tua bellezza? Allora, allora mia madre era eh, da questo punto di vista eh, una madre dell'est. Attenzione, le madri dell'est sono completamente un'altra cosa rispetto alle madri italiane. Uh, lei ci ha lasciato completamente uh, liberi uh, di pensare di fare uh, uh, che cosa, uh, qual era la cosa migliore secondo noi, ma colpevolizzandoci <ride> di non amarla abbastanza. Attenzione, guarda, è un mix eh, stranissimo eh, che ha creato anche molta confusione a volte. Io, insomma, non mi sono mai sentita eh, bella, eh, eppure, nello stesso tempo, eh, ai suoi occhi, in qualche modo lo ero, ma mai quanto lei. <ride> È veramente una cosa complessa. Sai che non so rispondere a questa domanda. Eh? Le mamme dell'Est sono eh, son diverse. Ma Alexandra, io penso veramente che istruire una figlia femmina, in questo senso io sono grata di essere eh, oggi madre di un figlio maschio, <coughs> credo che sia molto complesso eh, trasmettere nella società di oggi, dove appunto ci si aspetta ancora che una donna sia bellissima sia dentro che fuori, per accedere all'attenzione, così a un minimo di attenzione, eh, trovo che sia difficile, mh, che sia critico, che sia una, una, una bella gatta da pelare trasmettere ad una figlia femmina delle istruzioni su come, eh, appunto, essere eh, bella, approfittare al massimo della propria bellezza, ma cercare di conservarla con grazia. Questo, poi, è il, credo, la grande questione alla quale, no? con la quale qualsiasi. Soprattutto chi lavora nel teatro e che ha un investimento così professionale della propria immagine, immagine, ma insomma, una bella gatta da pelare. Rispetto alla quale il questionario di Proust che adesso cominciamo, non sarà nulla. <ride> 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 Alessandra, qual è il tratto principale del tuo carattere? Allora, ehm, forse la gentilezza. Io vorrei essere sempre gentile con tutti. Ma sei, sei veramente gentile? Per come ti conosco io direi proprio di sì. Sì, penso di sì, penso di sì. Qual è la qualità che desideri in un uomo? Eh, che sia protettivo e che mi faccia ridere. Gianluigi è così. <ride> Ma sì, dai. dai. <ride> Sicuramente fa ridere. <ride> Sul fatto che sia protettivo, sì, abbiamo avuto magari dei periodi in cui sono io, a volte che ho protetto lui, però sicuramente far ridere. E in una donna, qual è la qualità che preferisci? Uh, ho sempre ammirato il coraggio delle donne, le donne coraggiose, sì, mi piacciono molto. È difficile essere coraggiose perché. L'insidia, la, la, la circostanza che ti richiede coraggio è spesso travestita, secondo me, sì. da una circostanza che ti richiede merito. Invece certe volte per arrivare al merito bisogna avere il coraggio, che è, secondo me, e insisto un po' sul tema di questa giornata, perché l'arma la, principale, credo, di una donna per preservarsi dalla violenza di tutti i tipi. È proprio il coraggio, il coraggio di, di credere in se stessa, il coraggio di fare no? di, di tracciare delle linee precise intorno a sé di ciò che si considera lecito o non lecito. Che cosa apprezzi di più nei tuoi amici? Allora, ehm, io ho un gruppo di amiche, che ognuna ovviamente fa la sua vita e le sue. Eh, quello che mi piace, con, che succede con le mie amiche, che magari non ci sentiamo anche per tantissimo tempo. E... Forse per 30 anni, come è successo qua. <ride> Dopodiché, quando ci sentiamo è come se fosse passata solo qualche ora. Ho delle amiche così che riusciamo a farci delle chiacchierate pazzesche dove ci aggiorniamo diciamo, su tutto, ma non importa se non ci sentiamo da un po' di tempo. Siamo comunque amiche. È un valore importante questo di non essere sempre uh, che bisogna sentirsi continuamente tutti i giorni magari non, non succede o si è persi in delle faccende e invece l'appoggio che si hanno delle amiche anche non sentendole sempre è fondamentale è curioso che alla domanda che cosa ti piace di più dei tuoi amici tu abbia diretto la tua attenzione sulle tue amiche mm. Sì, forse sì, oh, forse ho più amiche femmine che amici maschi, in effetti, ora che mi ci fai pensare. Allora, fammi guardare ben bene in viso quando mi dici qual è il tuo principale difetto. L'insicurezza, l'insicurezza, io ho un'insicurezza proprio eh, profonda. Con cui combatto tutti i giorni. E che è devo dire la, probabilmente uno degli ingredienti di questa tua natura seducente alla quale ci si sente, dalla quale ci si sente attratti e proprio da questa gentilezza, eh, gentilezza d'animo che, che è come una ventosa, no? che richiama forse un pochino di questa. In sicurezza è ciò che contribuisce a renderti così, così bella. In fondo <ride> ti ringrazio tanto. Sono... Qual è la tua occupazione preferita? Allora, eh, su questa cosa eh, la mia occupazione preferita è eh, riciclare le cose. Uh, dare una nuova vita a, uh, sia agli oggetti, sia a un vestito, sia a un mobile, sia... Cioè, le... mi piace circondarmi di delle cose che possono avere un, una seconda chance. Uh, non lo so... Mh... Eh, mi piace molto con, con le mani fare cose, non so, mh, prendere un vecchio vestito che eh, lo rimetto a posto, lo, lo ricucio, oppure prendo un pezzo di e faccio una cinta, ne faccio una tracolla per una borsa. Mi piace riciclare le cose, che le, come se non volessi mai che le cose finissero. lo <ride> so. Bellissimo. Se ne potete parlare per ore, ma siamo alla domanda... Sette, e ne abbiamo fino alla 31. Qual è il tuo sogno di felicità? Allora, il sogno di felicità è um, eh, eh, una passeggiata sul mare, eh, una bella giornata eh, di sole e un piatto di pasta alle vongole. Insomma, cose che sono abbastanza realizzabili. Direi, direi, Beh, certo. Tutto, tutto nella stessa giornata, quindi io insomma sono è del saggio avere sogni di felicità raggiungibili. Quale sarebbe per te la tua più grande disgrazia? Eh, eh, perdere ovviamente le persone che amo, uh, purtroppo esperienza in cui sono passata spesso, uh, anche da piccola, da quando, insomma, dalla morte di mio padre, eh, che è avvenuta quando avevamo, io appena compiuto 18 anni, mio fratello 17, c'è stato, stato il grande lutto, c'è stata quella giornata che ha cambiato per sempre tutta la nostra vita. E quindi chiaramente questo è la paura di perdere le persone che ami avendo purtroppo già vissuto questa esperienza in maniera traumatica. Alexandra, che cosa vorresti essere se non fossi quello che sei? Vorrei essere uh, una scienziata... Che sta per scoprire eh, la cura per eh, il coronavirus. Speriamo, speriamo che veramente che ci riescano presto, perché stiamo veramente agli sgoccioli, secondo me. Esatto. Quello, no, veramente, quello che in questa configurazione si poteva fare. Noi, eh, voglio dire, noi eh, persone, noi artisti, noi eh, l'abbiamo fatto. Più di, così, eh, più di così bisogna proprio veramente che, che ce lo curi il nostro coronavirus. Se no, chissà il paese in cui vorresti vivere, eh, mi piace molto vivere in Italia, mi piace molto vivere a Roma e penso che sia una città meravigliosa. Se proprio dovessi decidere di o vi dovessero dire mi piacerebbe vivere a Parigi, ovviamente. Parigi è un, mi piace da morire e mi piace parlare francese, infatti alle col de maître. Eh, eh, eravamo veramente. Eravamo, eravamo molto internazionali. Senti, no? Ma io ho letto nel tuo curriculum che tu parli il romeno. Eh sì. Allora, mia madre eh, viene, veniva dalla Transilvania, e, che è una terra che è sempre stata contesa tra la Romania e l'Ungheria. Con mia nonna loro parlavano e litigavano in ungherese, però quando dovevano parlare parlavano in rumeno, quindi io le ho sempre sentite parlare in rumeno. Io lo capisco, quando siamo andati in Romania, passato il primo giorno che non capivo una mazza, a un certo punto ho ricominciato a sentire... Uh, dei suoni familiari e ho capito tutto quello che dicevano ah, e che... Quindi, insomma lo capisco, non... parlo qualche parola sai, nel curriculum uno eh. come te anche... eh. <ride> qualche qualità però sì, ci sono stata tante volte in Romania e, e mia madre parlava con sua nonna con mi... sua madre, scusami rumeno, con noi sempre in italiano perché non voleva non, non lo so, insomma cose complicate su... <ride> Qual è il colore che preferisci? Allora, uh, per i vestiti mi piace il nero e come colore così da, da vedere l'azzurro del cielo. Il fiore che ami. Uh, mi piacciono moltissimo uh, dei fiori uh, che si chiamano ranuncoli. È un fiore umile che si trova solo in un periodo piccolissimo di tempo, verso primavera. Un fiore che lo prendi ed è tutto così chiuso, non è niente di che. A un certo punto, quando si apre, ha come 3000 petali e fa una luce e ha un'energia meravigliosa. Senti, credo che si tratti di. Un... I, fio... I ranuncoli sono fiori gialli, vero? Esatto, giallo-arancione, sì. Dopo questi ranuncoli, mia nonna, la mia nonna Laura, alla quale io anche assomiglio fisicamente, nelle campagne di Novara, mi fa... se tu cogli un ranuncolo, prova la, volta, la prossima volta che ne trovi uno, se apri la corolla e eh, con il, il, se premi il, il fiore forte forte sulla fronte, ti rimane una stellina. Ma dai, veramente? Oh. Provaci la prossima uh. volta. Ma cioè, devi prendere un petalo o no, o no? No, il fiore, proprio il fiorellino, il ranuncolo. Tu eh? apri, apri un po' i petali in modo che compaia il pistillo, credo che si chiami. La parte centrale un po' più dura del fiore. Se tu te la premi sulla fronte ti rimangono... Delle veramente. era un modo per tenermi credo che fosse un modo per tenermi occupata ma eh, sì quindi io mi producevo così dei, dei, dei tatuaggi sulla fronte con le stelline oh, fantastico lo farò sicuramente nell'area naturistica del questionario di proust qual è l'uccello che preferisci Alexandra allora io adoro eh, i gabbiani ho eh, la fortuna di vivere in una casa in affitto a un piano molto alto. Eh, in, davanti a me ho un uh, tetto di un, di un altro palazzo. In questo momento lo sto guardando, spiovente, eh, scusami, non spiovente piatto. Dove ogni anno uh, una coppia di gabbiani uh, fa il nido e uh, io assisto regolarmente a tutta l'evoluzione. Da quando fanno le uova, quando si mettono, eh, si danno il cambio la coppia, quando nascono i pulcini, quando arrivano le cornacchie che cercano di mangiare i pulcini. Mm. E, e io me li guardo sperando tutti gli anni di, 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 che non li ammazzassero così, e poi fino a che non li vedo che cominciano a, a crescere e a prendere il volo per conto loro, e io partecipo di questa loro vita eh, come se fossero miei figli purtroppo. E quindi anche con preoccupazione però tipo insomma anche se sono degli uccelli anche un po' selvatici antipatici a roma ce ne sono tantissimi sono anche un po' selvaggi cioè nel senso pare sì. che portino via i panini ai turisti eh, sì, che una cosa non, ovviamente imparano a convivere non hanno paura Alexandra, eh, nel, in un trattato inglese dell'inizio dell'Ottocento, gilbert Austin eh, paragona i vari tipi di personaggi della scena a vari tipi di uccelli? È una domanda che faccio spesso agli, agli amici attori che, che intervisto, paragonando i personaggi più alti alle aquile, i personaggi medi ai gabbiani e i personaggi di uh, levatura più bassa, uh, quindi agli uccelli domestici, quindi le galline, i piccioni. Tu mm -hmm. in quale fascia di personaggio ti sei sentita meglio? Ma il personaggio in scena o personaggio nella vita? Parlo, no, no, parliamo del, del personaggio sulla scena, certo. Personaggio sulla scena. Allora, eh, eh, avendo questa fisicità, diciamo, sono eh, molto alta, molto insomma, mi hanno sempre dato personaggi, diciamo, uh, imponenti. Forse sono una via di mezzo fra uh, un'aquila e un gabbiano. Un'aquila gentile, dai. Sì, <ride> dai, forse sì. Un'aquila qualche volta un po' spennacchiata, però... <ride> Quali sono i tuoi autori preferiti in prosa e in poesia? Allora, i miei autori... Preferiti in assoluto sono eh, tutti i sudamericani, perché hanno la magia eh, dentro, hanno la spiritualità, è una cosa che io adoro. Ho cominciato con cent'anni di solitudine a 14 anni e non ho mai smesso, e poi ho sempre avuto il Sud America come, come se fosse qualcosa che mi apparteneva, perché mio padre ha vissuto 15 anni in Brasile. E ci ha sempre fatto questi racconti certo. fantastici del Brasile selvatico degli anni in cui c'è stato lui certo. che sono uh, gli anni 50 quindi proprio è un era un paese completamente diverso da adesso e uh, ho sempre avuto a che fare cioè il Brasile è sempre parte di, di noi mio fratello ha sposato una ragazza brasiliana che è una mia carissima amica che mi racconta e mi avvolge e quindi eh, mi ravvolge con i suoi racconti fantastici, quindi eh, così, sì, i, gli scrittori sudamericani, sì, adoro. Senti, nella, nella finzione, quindi il teatro ma non solo, mm -hmm. eh, quindi tutto ciò che è, sì, tutto ciò che è finzione, chi sono i tuoi eroi e le tue eroine? Perito. Allora... Eh... Io ho sempre amato molto vedere il coraggio nelle persone. Mi piace eh, vedere le persone che riescono a affrontare le loro paure e quindi tutti, tutte le pers tutti i personaggi che sono coraggiosi, io li adoro nella letteratura come eh, anche nei film mi piace le persone che affrontano le proprie paure con gentilezza e coraggio io adoro chi sono i tuoi compositori preferiti allora uh, ho sempre amato Mozart tantissimo lo sento quando mia figlia lo suona adoro Beethoven ma in questo momento quando passa una musica di Morricone io proprio mi Proprio non smetterei mai di ascoltarlo Morricone in questo momento, ora che poi è scomparso da poco, è veramente, l'ho amato, lo abbiamo intervistato anche per un documentario che abbiamo fatto su mio padre, lo adoro. I tuoi pittori preferiti? Appena ho... la prima. Cosa che mi viene in mente subito Picasso, ma uh, uh, c'è un periodo di paesaggi degli impressionisti che hanno uh, fatto tutti questi tramonti uh, rossi. Quel periodo là, io poi me lo sono anche andato a studiare, fu, uh, loro fecero questi quadri nel periodo uh, dell'anno senza estate. Perché ci fu un'esplosione, io mi sono letta questa cosa meravigliosa, ci fu un'esplosione di un vulcano uh, in un'area un tropicale che ha creato praticamente un, uh, un anno senza estate dove ha fatto molto freddo, è stato un periodo anche di carestie, di problemi, però ci fu per un anno intero un colore nell'aria uh, sul rossastro così incredibile e ci sono stati dei, periodi, uh, dei pittori che sono riusciti a catturare quel momento e ogni volta che guardo questi quadri rimango sconvolta dalla bellezza. Senti, doveva essere, mh, probabilmente consideravano che avere degli eroi fosse eh, necessario, normale, quando hanno stilato il questionario di Proust, che è un gioco di società ottocentesco. Quindi Uh, nella vita reale, invece, lasciando da parte i personaggi, ma tra le persone reali, chi sono invece gli, i tuoi eroi e le tue eroine? Allora, uh, i miei uh, eroi sono uh, quei medici che uh, sono andati in Africa e hanno fatto un percorso così straordinario uh, per uh, curare le persone in quei posti dove avere solo non so una cosigenata un cerotto è già un miracolo. I medici che hanno fatto queste scelte uh, sono persone straordinarie, sono quelli sono veramente degli eroi. Quali sono i tuoi nomi preferiti, Alexandra? I miei nomi? No. Uh, eh, oh. i, nomi, I nomi preferiti sono... Uh, beh, uh, mi piace molto Giulia perché si chiamava mia nonna così, e poi mi piace Flavia e poi mi piace Maddalena, che è il nome di mia figlia. Che cosa detesti più di ogni altra cosa? Eh, non sopporto quando le persone mi rispondono in maniera sgarbata, ci rimango veramente male. Quali sono i personaggi storici che maggiormente disprezzi? Uh, eh, il personaggio storico più disprezzabile che esiste credo che sia tutto il periodo del, di Hitler e del nazismo. Quello veramente proprio, non so se esiste qualcosa di peggio di quella roba lì. Senti, parlando di imprese militari, mm. eh, qual è l'impresa militare che ammiri maggiormente? Allora, qui ti aprirò un piccolo capitolo personale. Allora, io ho, sto, ho fatto un corso per, eh, eh, per diventare volontaria della Croce Rossa. È una cosa personale che sto ancora, non, cioè, non lo sa nessuno, l'ho appena, appena passato l'esame. E eh, su questo corso si parla molto della, del lavoro militare che fa la Croce Rossa nei campi di battaglia e una cosa che ci fanno studiare che ci hanno fatto anche ripetere all'esame è eh, la battaglia di Solferino che cosa è successo nella battaglia di Solferino e questo signore svizzero questo antropologo svizzero Messie Dunant ha eh, assistito all'atrocità di come questi feriti rimanevano lasciati sui campi di battaglia a morire magari solo di setticemia perché una ferita ti si... Eh, Uh, infettava solo perché ci arrivava la terra sopra, e questo Henri Dunin ha uh, scritto un libro che si chiama Le souvenir di Solferino perché queste atrocità non si ripetessero più. Quindi, per me, uh, la cosa più coraggiosa che si può fare uh, in un campo di battaglia, in una battaglia, è la, uh, uh, riuscire a uh, rendere migliori le condizioni dei soldati. Qual è la riforma che apprezzi di più? Allora, eh, in questo periodo che se ne parla così tanto, non ho mai apprezzato così tanto la nostra fortuna di avere in Italia una sanità pubblica dove se hai un problema eh, vieni curato. È okay. una cosa che abbiamo dato per scontato per tanto tempo, ma... È una cosa fantastica e spero che questa cosa non cambi mai. Qual è il dono di natura che vorresti avere? Vorrei eh, saper cantare e vorrei avere le caviglie sottili. Poi facciamo una domanda più seria. La numero <ride> 28. Come vorresti morire? Allora, eh, bah, guarda, non lo so, forse eh, alla fine di una bella e lunga vita addormentandomi. Qual è lo stato attuale del tuo animo? Eh, sono preoccupata eh, ma per tutto quello che ci sta succedendo intorno e. Ho molta fiducia però uh, nel futuro. Andrà tutto bene. Guardando gli altri, Alexandra, quali sono le colpe, gli errori che perdoni più facilmente? Mm. Allora, gli errori che perdono più facilmente sono gli errori, ovviamente gli errori inconsapevoli. Uh, gli errori, gli errori, non lo so, <ride> questa domanda non, non lo so, certo, gli errori fatti senza colpa, ma perdoni errori... facilmente. Mm. È facile perdonare, uh, sì, sì, e per finire Alexandra, qual è il tuo motto? Il mio motto è, e questa è una cosa nuova di questi ultimi tempi, eh, riuscire a immaginare se stessi in un futuro positivo, riuscire a vedere eh, la tua m, situazione in un futuro positivo, non so se riesco a spiegarmi bene, uh, per, m, per fare in modo che vada tutto bene. Avere già l'immagine di sé nel futuro, che è già andato tutto bene. Che bello, Alex. Funziona, funziona! credimi, funziona. <ride> senti proprio per finire, 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 dimmi che sta succedendo con il film. Quali allora. Quali sono i progetti rispetto al film? Guarda, abbiamo progetti meravigliosi. Uh, mi ha scritto uh, su Messenger, io non so come, come si applica. Per, per, per fortuna che ci ho guardato perché io Messenger lo guardo poco, eh, la eh, manager del Jewish Film Festival di Atlanta in Georgia, che eh, hanno voluto visionare il film per eventualmente metterlo in concorso. Allora, io solo il fatto che mi abbiano scritto e eh, lo abbiano voluto visionare per me è già una cosa meravigliosa. L'hanno voluto con i sottotitoli, ovviamente in inglese, quindi questo. fino ad adesso ci siamo impazziti perché tradurre alcune cose non è stato subito facile. Eh, L'abbiamo fatto e gliel'abbiamo inviato e poi adesso abbiamo mandato anche alla giuria del Davide Donatello, ma perché ce l'hanno chiesto loro, cioè mi hanno chiesto di inviare al Davide Donatello questo film che abbiamo fatto. Grandissima cosa di grande eh, è stato anche questo un grande onore, cioè, Adesso vediamo se ci mettono nella cinquina, insomma, se uno immagina se stessi in una situazione positiva, dovrebbero aver inserito, ma insomma, vediamo. <ride> Alexandra, io parlerei con te per un'altra ora, invece mm -hmm. non si può, quindi facciamoci la promessa di ritrovarci anche non su Zoom per continuare mm -hmm. questa chiacchierata. Io ti abbraccio. Molto, molto, con molto affetto anche da lontano. Ti ringrazio, ti ringrazio. che meraviglia! Ah, ti presento Ginger, è stata qua tutto il tempo. Ha sentito tutta la, la conversazione. È una gattina tricolore siberiana. Non mi piace molto stare in braccio. La prossima Ciao, volta gente. intervistiamo anche Ginger. <ride> in bocca al lupo, Alexandra. Grazie, Alla cioè, Pilu, grazie a te. È stato un onore avere questa intervista. A presto, ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Wow, grazie delle foto.